Benvenuti su Sea Shepherd Academy. Oggi vi parlerò di IDIP. I dispositivi IDIP di Sea Shepherd sono soluzioni avanzate basate sull'intelligenza artificiale. Permettono di trasformare una o più telecamere esistenti o di nuova installazione in un impianto di videosorveglianza più evoluto, garantendo alte prestazioni funzionali e un maggior livello di sicurezza e di prevenzione. Gli IDIP di Sea Shepherd sono soluzioni integrate, hardware più software, basate su dei mini server su cui è installata una distribuzione Linux, con elevate capacità di calcolo e di analisi video, senza necessità di calibrare direttamente la telecamera, ma facendolo sull'interfaccia grafica del mini server. Sono dispositivi universali, in quanto supportano lo streaming proveniente da telecamere IP o da telecamere installate su NVR o DVR attraverso il protocollo RTSP, che, come sapete, è reso noto nelle caratteristiche tecniche di ogni telecamera. Sono quindi soluzioni utilizzabili su qualsiasi infrastruttura video esistente. Andiamo adesso nel dettaglio e vediamo la configurazione. Come primo passaggio sarà necessario accendere ovviamente il dispositivo IDIP, quindi il mini server su cui è installato Linux, collegandoci un monitor tramite il cavo VGA, una tastiera e un mouse USB. Adesso mi collego tramite AnyDesk al mio IDIP. Come primo passaggio, direttamente sulla macchina, una volta acceso, sarà necessario effettuare il login. L'utente è iTech e la password è iTech. Avuto accesso al desktop della macchina, sarà necessario impostare l'indirizzo IP configurandolo con un indirizzo adeguato alla rete interna su cui andremo ad installare il mini server. Quindi clicchiamo in alto a destra sull'icona raffigurante la connettività e apriamo Edit Connection con un doppio clic, nonché selezioniamo Wired Connection 1 ed entriamo nella configurazione dell'indirizzo IPv4. Qui è possibile andare a configurare l'indirizzo di rete, la sottomaschera, nonché il gateway all'interno della rete su cui installeremo il mini server. In questo caso specifico, il mio IDIP ha avuto indirizzo 10.1.80.100. Ricordo, e questo passaggio è fondamentale per la gestione da remoto, che su questo indirizzo interno dato al mini server sarà necessario effettuare una configurazione NAT port forwarding sul router, sulla porta HTTPS, che è la porta 443. Questo per poterlo gestire da remoto. Quindi in locale apriremo semplicemente, per fare la configurazione, un browser internet, come mi appresto a fare a breve. In remoto, attraverso l'IP pubblico o un nome host di DNS, andremo ad accedere all'interfaccia web del dispositivo. Quindi salviamo i parametri di rete e adesso apriamo il browser internet. Come ogni dispositivo di rete, il proprio indirizzo primario è 127.0.0.1. Accedo così direttamente all'interfaccia web del servizio iTech Server.
Dal remoto ovviamente metteremo, come ho detto, l'IP pubblico o il nome host e in virtù della NAT accederemo comunque alla pagina web. Come primo passaggio è quindi necessario andare ad acquisire sull'IDIP i flussi video attraverso, come abbiamo detto, le stringhe RTSP. Andiamo a cliccare quindi su Configura dispositivi. Qui clicco su una telecamera per farvi vedere come è stata acquisita. È necessario dare una descrizione alla telecamera. L'indirizzo IP in questo caso è relativo all'NVR su cui è installata la telecamera, che è del brand ICVision. Quindi lo specifico 10.1.8.55 è l'indirizzo dell'NVR. Vabbè, queste porte sono di default. Ecco la famosa stringa RTSP, che per il brand ICVision è così composta. Faccio notare che il numero finale corrisponde è equivalente a telecamera numero 2, streaming substream. Consiglio sempre di acquisire il substream, per non andare a oberare troppo di lavoro, ovviamente, il mini server. Quindi, poi è stato necessario l'username e la password. Ne prendo un'altra per farvi vedere. Ecco, qui ho dato come descrizione ingresso lato destro, sempre l'indirizzo IP dell'NVR. La stringa, essendo la quinta telecamera e sempre volendo io il substream, è così composta: Streaming Channel 502. Ripeto, questa è la stringa RTSP per il brand ICVision per queste specifiche telecamere. Tuttavia, su internet ho visto che è possibile, tramite una semplice ricerca, acquisire e avere noto tutte le stringhe RTSP delle varie telecamere. Quindi, anche se non riusciste a reperire le caratteristiche tecniche della vostra tramite internet, insomma, è facilmente accessibile. Una volta acquisiti tutti i flussi video che ci interessano, è necessario andare sul programma per dare alle telecamere una logica di funzionamento su fascia oraria. In questo caso io ho preso 4 dei miei flussi video e gli ho dato una logica H24 per tutta la settimana. Ma come potete vedere, giorno per giorno è possibile, ora per ora, andare a decidere quando la o le telecamere devono essere attive con il plugin che è stato attivato sull'IDIP. In questo caso nel mio ho soltanto il plugin Intrusion e non ho fatto altro che spalmarlo dopo averlo trascinato su tutta la settimana per tutto il giorno. Ma ripeto, potevo anche andare a fare una selezione molto più accurata stabilendo a quali ore e di quale giorno le telecamere o la telecamera doveva essere attiva per l'analisi video. Quindi, dopo aver acquisito le stringhe, i flussi video tramite le stringhe RTSP e aver dato la fascia oraria per tutte le telecamere che ci interessano, si va nella home, dove è possibile vedere e constatare la corretta acquisizione. Andiamo adesso a configurare l'analisi video stessa. Prendo adesso la telecamera in alto a destra, facendo un clic. Si apre quindi l'immagine con sulla destra la lista delle applicazioni configurabili. Per quanto riguarda l'intrusion, è possibile configurare 4 tipi di rilevazioni.
il sensore di intrusione, l'attraversamento linea, multipla e il sensore di loitering, cioè il vagabondaggio. Per ogni parametro, come vedete, è presente un'informazione che descrive che cosa quel parametro va a configurare e anche il livello consigliato. Per quanto riguarda il sensore di intrusione, se si clicca su Aggiungi sensore, come vedete è possibile andare a disegnare anche nel dettaglio, facendo ridisegna il sensore, quindi dando lato per lato la delimitazione dell'area. Quindi disegniamo l'area all'interno della telecamera. E andiamo poi a settare i relativi parametri, come in questo caso la confidenza, l'inibizione, la latenza. Quanto riguarda la confidenza, vedete, è la frazione del tempo di latenza nella quale si richiede che la condizione di allarme sia verificata. Così come l'inibizione sono i secondi dopo il quale un eventuale allarme non deve di nuovo rigenerarsi. E la latenza è la permanenza che l'evento si avrà, cioè quindi sarà rilevato l'intruso, se l'oggetto o la persona sarà all'interno dell'area per tot secondi. Una volta che i parametri sono stati configurati, possiamo andare a cliccare su Configurazione e Invia configurazione per fare il salvataggio della configurazione. Per quanto riguarda l'attraversamento linea, invece, verrà disegnata appunto una linea sulla telecamera, la posizioneremo come meglio crediamo in funzione di ciò che vogliamo rilevare e andremo anche in questo caso a dare i settaggi, che qui sono molto più semplici, non essendoci un'area, ma semplicemente l'attraversamento di una linea ed è consigliabile lasciare il crossing line prelatenza e post latenza entrambi ad uno, così come queste linee che vedete si possono lasciare inizialmente a 0,5 per avere una sensibilità adeguata e non avere quindi dei falsi allarmi. Per quanto riguarda l'attraversamento linea multipla, non si fa altro che disegnare più linee e l'allarme si avrà soltanto quando tutte sono attraversate e il loitering sempre si disegna un'area e andremo in questo caso a dare la latenza, l'inibizione e la confidenza, cioè la sensibilità, cioè quanto tempo devono restare le persone o gli oggetti all'interno dell'area per poter dare l'evento di allarme. Questo sono le configurazioni dei
4. Ora vado a rimuoverli lasciando solo l'attraversamento linea, che è quello che ho scelto come più adeguato per questa telecamera. Quindi abbiamo detto che come applicazioni sull'intrusion abbiamo l'attraversamento linea singola, linea multipla, i sensori di intrusione, quindi l'area e il loitering. Sarà necessario poi fare una calibrazione per non avere falsi allarmi sull'IDIP. Quindi, allora, per quanto riguarda la calibrazione, dovremo andare a selezionare nel dettaglio a che altezza è posizionata la telecamera veramente, così come l'angolo che ha in orizzontale e in verticale. Oltre a questo, ci sono tre passaggi, tre configurazioni necessarie per evitare i falsi allarmi. Quindi, il filtraggio delle dimensioni reali, il filtraggio oggetti piccoli e il filtraggio oggetti. Allora, per quanto riguarda il filtraggio delle dimensioni reali, noi possiamo andare a configurare di avere un'altezza massima e un'altezza minima di ciò che vogliamo andare a rilevare sulla telecamera. In questo caso è settato 2 metri come massimo e 50 come minimo. Il filtraggio degli oggetti piccoli è possibile andare a disegnare, magari calibrandolo con l'aiuto di un collega che si posiziona sia in basso alla visuale della telecamera che in alto, per poter andare, come vedete, selezionando questo pulsante, a disegnare, vedete, quant'è nella realtà la sua dimensione, in modo tale di avere configurato in relazione proprio alla prospettiva della telecamera, la dimensione reale dell'oggetto che noi dovremo andare a rilevare. Per ultimo, il filtraggio degli oggetti, grazie al quale potremo andare a decidere se vogliamo allarmi, rilevazioni solo da persone o da veicoli oppure da animali. In questo caso io voglio l'allarme sia per quanto riguarda da persone che da veicoli e non da animali. Gli animali sono quindi filtrati, esclusi da questa rilevazione. Comunque, ripeto, è tutto molto intuitivo e per ogni parametro sulla destra c'è l'informazione in dettaglio di ciò che quel parametro va a ritoccare e configurare, così da fare una configurazione al meglio dell'analisi video. Una volta configurato tutti i parametri, non dovremo far altro che cliccare su Applica configurazione. Il dispositivo IDIP si reinizializza e poi potremo tornare nella home e passare alla configurazione di un'altra telecamera fino al completamento di tutte. Bene, per questo è tutto. Vi aspetto nel prossimo video dove vedremo l'interazione del dispositivo IDIP con la centrale operativa MVSNet. Come quindi potremo configurare la scheda periferica dell'IDIP,
e anche la programmazione avanzata per attivarlo in seguito a inserimenti da parte di centraline disposte in loco. Alla prossima.